degli altri parlamentari europei, credo che sarebbe molto, ma molto risparmio, per cui qualche lavoratore potrebbe prendere, anziché qualche centesimo in meno, qualche cosa in più. Mentre invece continua a fare gli stracontenti, e invece di diminuirsi, e ripeto, portarsi non dipende a quelli che sono gli stipendi della nostra Europa, io non dico con quelli africani, ma quelli dell'Europa, probabilmente ci sarebbero dei risparmi, e magari se assumessero questi impegni, al quartiere del Parlamento non darebbero 150-200 mila euro, ma credo che darebbero qualche cosa in meno, e quei risparmi servirebbero a ricreare, come giustamente diceva il Presidente della Regione Puglia, Vendola, una ridistribuzione del reddito che sarebbe necessaria in un'azione in crisi come l'Italia, mentre invece si rifondono le sciamopole e pensano soltanto a che la giustizia non vada avanti, e sono fatti di ieri, per cui qualche deputato dovrebbe stare la Italia e non succede niente. Ma io voglio aggiungere alcune mie considerazioni di carattere personale e di gruppo. Sindaco, ormai è inutile stare a girare l'ostacolo, i soldi, dobbiamo vedere quanto abbiamo, quanto torniamo in centro. La raccolta differenziata si deve fare e noi siamo a disposizione per mettere a vostra disposizione nostra realtà, nostre esperienze, per fare in modo che la raccolta differenziata sia portata avanti, perché io sono convinto, al di là di quanto io ho potuto intravedere nelle vostre dichiarazioni, che noi con la raccolta differenziata, anziché pagare qualche euro in più, dovremmo pagare qualche euro in meno. Noi siamo a disposizione per offrire le nostre argomentazioni per fare in modo che la raccolta differenziata parte nel più breve tempo possibile, al di là di quelli che possono essere i costi iniziali, perché siamo convinti, e al di là dei costi iniziali, successivamente i cittadini carolini, anziché pagare in più, lo ripeto ancora una volta, io sono convinto che pagheranno qualche cosa in meno. Per cui noi prendiamo atto di questo vostro impegno, di aver visitato i servizi, di aver aggiornato, di aver modificato, di essere un incontro ai lavoratori, e comunque l'atto di buona volontà non deve essere così semplice, ma deve essere messo in pratica. Nel momento in cui questo atto di volontà sarà messo in pratica, io sono convinto che di qui a qualche mese, tu hai il sindaco ha parlato di marzo, ma il problema di marzo, aprile, non è questo, il problema è che noi dobbiamo puntare per avere una gestione diretta di questi servizi, perché noi siamo convinti che possono funzionare ancora più e meglio. Al di là dei suoi atteggiamenti di carattere morale, di operaio, eccetera, oggi le cose sono diverse. Innanzitutto c'è una situazione diversa da parte dell'operaio che deve comprendere. E nel momento in cui passa il servizio pubblico non può dire che questo oggetto pesa un chilo, e siccome io ho la spina dorsale un po' rovinata non lo posso sollevare, eccetera, ma queste cose vanno fatte capire anche attraverso una gestione diversa da parte della pubblica amministrazione. Io sono convinto che questi servizi, ripeto ancora una volta, possono passare nel più breve tempo possibile. E chiudo sull'argomento. Sindaco, in altre occasioni, lo ripeto ancora una volta, tutto questo impegno, sia di far passare la gestione diretta di questi servizi al Comune di Carolina, sia di altri servizi, il tutto comunque, e ancora non c'è stata da questo punto di vista nessuna presa di coscienza, almeno io ritengo da parte vostra, dobbiamo modificare il regolamento, perché attraverso il regolamento si possono meglio disciplinare sia i servizi dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani al servizio della vendita, eccetera, eccetera, sia per quanto riguarda anche la raccolta, la tassazione della,
delle tasse per quanto riguarda la riscossione dei tributi, perché il tutto va regolamentato con regolamenti che oggi il Comune di Calabria non ha e se li ha, li ha molto ma molto meno, per cui vanno aggiornati ai tempi. Ancora una volta io faccio presente che voterò favorevolmente all'argomento. Grazie. Ringrazio per identificare alcune cose, specie a questo punto all'ordine del giorno, dove noi, come gruppo consigliare del Partito Popolare, accogliamo pienamente quello che è il discorso del sindaco, di discutere globalmente e complessivamente, diciamo, della problematica, della gestione, del piano di difesa della Calabria, con più dati a nostra disposizione, anche per dare un contributo con il gruppo di opposizione per una migliore pianificazione e programmazione del servizio a riscontro di un maggior, un minor costo anche del servizio che in questo momento economico che la società sta attraversando penso che dovrebbe essere il fine ultimo, voglio dire, no? Quindi un maggiore rigore proprio nella spesa e nell'erogazione dei servizi. Non vogliamo essere tirati, diciamo, dentro alla discussione che riguarda invece la stabilizzazione del lavoro velocemente utile, che è un problema che sta molto vicino al nostro modo di fare politica e che ci coinvolge direttamente, anche perché sono problemi reali che le famiglie stanno attraversando. La nostra astensione è dovuta soprattutto al fatto che vogliamo discutere globalmente e complessivamente di queste cose, assolutamente niente contro i lavoratori. Era opportuno e doveroso che il sindaco, voglio dire, anche diciamo, responsabilmente affrontasse questo problema in Consiglio Comunale. Perché se poi dobbiamo entrare in merito, voglio dire, ci sono anche alcuni servizi che sono aumentati, voglio dire, no? come costi, che vanno a gravare su quella che è la condizione economica già critica dei cittadini e che quindi, voglio dire, bisognerebbe rivisitare e riguardare solo questo. Non vogliamo assolutamente entrare in conflittualità rispetto a questo punto, bensì vogliamo chiedere al Consiglio Comunale e accogliamo, diciamo, la proposta del sindaco di discutere globalmente questo problema per migliorare il servizio e per dare, diciamo, un servizio migliore con costi inferiori. Grazie. Grazie consigliere Samonaro, alla prossima. Io molto brevemente vi ringrazio. È importante per me, che vivo giornalmente la condizione di tante persone che mi vengono a trovare per problemi di ogni genere, verificare che da parte di tutto il Consiglio Comunale su questi argomenti si discute con serenità e con voglia di miglioramento, quindi lo apprezzo molto, mi dà la forza per andare. Poi, guarda, io della Calabria, uno dei tanti pregi che ho tolto le gare d'appalto da Sofia, perché grazie al fatto che esiste la Calabria non facciamo più gare d'appalto, con tutto quello che si sente in giro fare gare d'appalto è veramente difficile, perché le pressioni possono essere sempre in agguato nei confronti di tutti, a iniziare da me. Quindi le gare d'appalto sotto questo aspetto eliminate completamente, e quindi già il primo obiettivo. Sulla raccolta differenziata posso solamente dire che la volontà di questa amministrazione sulla raccolta differenziata è forte, già da un anno e mezzo lavoriamo per cercare di superare gli ostacoli, che ci siamo esposti a una gogna mediatica quando nelle famiglie di Carolino sono arrivate migliaia di cartelle, e l'obiettivo di quelle cartelle era scoprire eventualmente l'evasione che ci potesse permettere di portare avanti la raccolta differenziata senza aumentare il costo del servizio. Perché questo lo dico, penso che voi lo sappiate meglio di me, oggi senza gli eventuali costi di evasione fiscale, di cui abbiamo dei dati sulla tassa dei rifiuti, pazzesco, cioè l'evasione è altissima. Abbiamo scoperto, ieri ho avuto l'incontro con il giudice Aro, e chiudo la parentesi per la questione Eurogest, con il giudice di carattere civile, per avere subito queste copie di tutte queste cartelle che sono state mandate, perché ancora non le riusciamo a avere in mano, quindi non sappiamo che cosa è successo. E ti posso garantire che da informazione a unico c'erano altre 3.000 cartelle